ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Pescara si è letteralmente tinta di rosa per tre giorni, a cominciare dal concerto di Jimmy Sax di sabato e poi con la partenza di poco fa alle 12.25 con qualche minuto d'anticipo rispetto alle previsioni, per una città che ha voluto accogliere davvero con bellezza il Giro d'Italia. Prima c'era stata la consegna in spiaggia al sindaco di Pescara Carlo Masci da parte dei paracadutisti che arrivavano per consegnare la bandiera blu. Poi c'è stato questo bel momento di festa con tantissime persone accorse a salutare il Giro d'Italia, il sindaco e poi i paracadutisti. Pescara si è tinta di rosa ed è stata davvero una tre giorni straordinaria. Sì, abbiamo lavorato molto per arrivare a questo appuntamento e tutto è perfetto. Abbiamo un cielo meraviglioso, una città che si presenta al meglio, appare quella che è, una città dove si vive bene, una città dove c'è un mare stupendo, una spiaggia bellissima. Oggi saremo in diretta con 72 paesi al mondo e mostriamo una città piena di vita, effervescente, dinamica, con la gente che si diverte, un posto dove è bello vivere e dove è bello venire in vacanza. Poi cominciato bene col concerto di Jimmy Sax anche. Sì, Jimmy Sax. Abbiamo avuto un pienone incredibile, una festa super, tant'è che Jimmy Sax sulle sue pagine social ha postato più volte Pescara dicendo che è stato un concerto stupendo e ha ringraziato tutti i pescaresi. Credo che la stagione sia iniziata nel migliore dei modi, con la bandiera blu, con il Giro d'Italia. Oggi siamo blu e rosa allo stesso tempo e continueremo ad esserlo per tutta l'estate. Una bellissima soddisfazione, no? Bello, bello, sempre bello saltare su Pescara. Sempre molto emozionante. Vista dall'alto Pescara com'è? Bella. Pescara è la città più bella del mondo. Atterraggio perfetto, è sì, una bella festa oggi. Sì. Non è la prima volta, però onestamente fa sempre una certa emozione. Com'è non Pescara è, vista dall'alto? Non è il solito lancio fatto dentro l'aeroporto, insomma, ecco, come siamo la nostra zona d'allenamento. E da dove arriva? Noi siamo della scuola di paracadutismo AMP di Ancona.